Jesus, I love thee. I know thou art mine. For thee, all the faults of sin I resign. My Jesus, tear down thy love, because thou hast first loved me. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carupe di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide. Ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito, i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze, chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso».
gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa, rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Beh, sedetevi. Iper riascoltato, si sa quante volte l'abbiamo sentito commentare, per cui uno si potrebbe aspettare, sicuramente tu ci dirai, voi siete quelli che rappresentano le braccia del Padre piene di misericordia per i peccatori che sono là fuori, i figli minori che girano, no? Che stasera incontrerete. Allora io potrei svilupparvi tutta questa riflessione dicendo sì, perché là fuori ci sono tante persone che hanno perso la strada, che stanno vivendo una vita dissoluta tra le prostitute o non so che cosa, e noi siamo quelli che stanno qui e che sono chiamati ad essere la casa del Padre che accoglie questi poveracci, no? Mi dispiace, ma stasera sarete molto delusi da quello che penso, non so, credo, spero che sia stato il Signore che mi stia ispirando questa cosa da dirvi, che dico a me prima di tutto, ma a voi. Io non lo so se, cioè io sinceramente non ne posso più di certe interpretazioni che ormai sembra che sto testo ci abbia solo un unico significato. Durante l'anno della misericordia, questo testo qua era non plus ultra, cioè è sempre queste interpretazioni melasse, proprio da che tu cammini e ti si appiccicano i piedi per il miele, capito? Che poi c'è, e il padre lo vide da quando era ancora lontano, e sì, perché lui lo stava aspettando, perché non ha mai smesso di aspettarlo, gli corre incontro, lo copre di baci e non gli dice una parola di rimprovero, e tutte ste storie. Sì, ok, va bene, ok, lo sappiamo, ma possibile che nessuno mai vi dice che il centro di questo testo non è il figlio minore? Proprio per niente. Cioè è proprio completamente fuorviante. Qui il punto è il figlio maggiore. Il centro di questo testo è il figlio maggiore. Perché qua sapete qual è il dramma? Chi è il figlio maggiore? Siamo noi i figli maggiori. Ma sapete qual è la cosa drammatica qua in questo testo? Che è questo. Allora, sta sto figlio minore che fa tutto un percorso piuttosto travagliato. Un percorso di perdizione totale, di fallimento, di peccato, ma peccato serio, mica roba così, mica robetta da confessionale della domenica in cui tu fai l'elenco dei peccati. No, questo ha proprio. Questo è massacrato, cioè questo sta. Però questo, in questa situazione di peccato, questo va dritto al Padre, fa un percorso che va verso il Padre. A partire da lì, il figlio maggiore sta a un centimetro dal padre e non va al padre. Non va verso il padre. Qui è una questione di direzione, capite? Allora, a me perché mi mette in crisi questo testo qua? E vorrei partecipare a questa crisi. Perché qua la domanda è, ma io verso dove sto andando adesso?
ma sono proprio sicuro che sto andando verso il Padre, o mi sento arrivato? E perché sì, ma io mi sono convertito. Qua dentro tutti partiamo da questa idea: io vado ad evangelizzare perché io ho avuto un'esperienza di salvezza. Perché a me il Signore mi ha cambiato la vita, perché a me il Signore mi ha toccato. Io sono arrivato. Per cui io ho il diritto di andare ad annunciare quello che il Signore ha fatto per me. Ma ne sei proprio sicuro? Cioè, allora, se tu ci vai così, che cosa annuncerai? Allora, noi diciamo che il simile evangelizza il simile, è uno dei ritornelli che tante volte diciamo, no? Ma io mi sento un peccatore fragile come quelli che stanno là fuori, che poi bisogna pure vedere se sono veramente peccatori, perché secondo me molti di questi sono meglio di noi. Però mettiamo caso che questi sono i cosiddetti lontani. Ma allora, cioè io sono meglio di questi? Allora, se io sono meglio di questi, io non vado ad evangelizzare simile. Io non mi sento simile. Io mi sento meglio, io mi sento giusto, io mi sento arrivato, io mi sento già bello che convertito. Io non ho bisogno di conversione. Io non ho bisogno di volgermi al Padre, già ci sto. Però tu capisci che cosa significa pensare? Che siccome tu sei già col Padre non vai verso di Lui, non ci vai più verso di Lui. Cioè, capite che, guardate che, qua la domanda è, ma questo volgersi verso il Padre è una cosa che finisce, è una cosa che si raggiunge e basta, o è un movimento perpetuo? Sapete come ci descrive Giovanni la posizione del Figlio dentro la Trinità? Il Verbo era presso Dio, era continuamente rivolto verso, cioè è un movimento che va sempre verso, gli sta vicino, ma si rivolge a. Sapete qual è il rischio? Il rischio è di stare a 2 centimetri da Dio guardando se stessi, non guardando Lui. Ma tanto, allora tu entri in una logica in cui tu dici è bello stare con te, per cui mo sto bene, io sto bene, capito? Sono arrivato, sono perfetto, sto a posto e ci vado pure ad evangelizzare, però l'evangelizzazione deve uscire bene, non dobbiamo avere problemi stasera. Dobbiamo essere felici perché tanti entreranno in chiesa, e se questo non accade non sei contento perché le cose non vanno come dovrebbero andare. A chi stai guardando? Cioè, qual è l'intento profondo di quello che noi facciamo per Dio? La gloria sua o la mia? Chi sto guardando? Verso chi sto andando? Verso di Lui o verso me stesso? Anche facendo le cose di Dio, io ti servo da tanti anni, fondamentalmente. Ma scusatemi, ma non ci può essere il rischio che quello che io faccio, tutto quello che faccio e che mi dà tanta, come dire, gloria, chiamiamola così, lustro, ma non può essere che questo diventi il mio cibo? Ma non può essere che questo diventi una cosa che fondamentalmente è il capretto che Dio mi deve dare per far festa con i miei amici? Alla fine io sto con Lui per il capretto, mica perché mi sento sempre povero e mi muovo verso di Lui perché sono povero e perché ho sempre bisogno di conversione. Cioè, guardate che qua la domanda è seria, qua la domanda è: ma io con quale cuore vado ad evangelizzare, col cuore del figlio minore o col cuore del figlio maggiore? Io sono il figlio minore o il figlio maggiore? Io sono uno che in questo momento della sua vita si sente una merdina vivente e dice: io qui non ci dovrei manco stare perché sto messo così male che io manco ci dovrei stare. Oppure sono uno che dice: io ho avuto l'esperienza di Dio e io posso evangelizzare, io posso annunciare perché ho incontrato. Ma lo sai che lo puoi aver incontrato, lo puoi perdere dentro casa tua? Dentro casa sua. In nome di questo incontro che c'è stato, tu dici: ciao,
Alla fine chi è più lontano? Scusatemi, il figlio minore o il figlio maggiore? E gli sta a 2 centimetri. E perché lui si sente giusto? Lui si sente arrivato. Guardate che se noi andiamo ad evangelizzare stasera così, tu non evangelizzi nessuno, sai perché? Perché non sei misericordia. Sai perché non sei misericordia? Perché ti senti giusto. E quindi tu pensi, allora se tu ti senti giusto, puoi accogliere una persona povera? No, la userai per sentirti giusto, per sentirti migliore di lui. Vi faccio questa semplicissima domanda, no? Ma tu riesci ad accogliere una persona antipatica che è presente nella tua vita e che non puoi vedere? Se non sei capace di perdonare e di accogliere una persona antipatica, dove vai stasera? Cosa pensi che potranno percepire quelli che incontrerai? Un testimone di Geova, che questo è che non arriva se si crede di essere chissà chi. Guardate che questa cosa la percepiscono, mica dipende da come ti presenti e dalle tecniche che userai. Allora io stasera faccio umile, mi presento con il cuore contrito e umiliato, faccio la faccia col sopracciglio pendente a sinistra, e così la gente pensa che io sono umile. No. Se non ti senti povero, se non ti senti uno che sta ancora in cammino, che non è mai arrivato, tu non sei manco addosta di casa la misericordia. La misericordia nasce dal fatto che io ho continuamente bisogno di essere perdonato. Io ho bisogno di essere perdonato. Se io ho bisogno continuamente di essere perdonato, io sono il figlio minore, non sono il figlio maggiore. Io sono uno che continuamente rientra in se stesso e dice: io sono un affamato, io sto morendo di fame, io mi riconosco uno che sta morendo di fame, io ho bisogno di mio padre, ma non per riempire lo stomaco, ho bisogno di mio padre per sentirmi continuamente perdonato, senza mai fermarmi. E allora questo produce una direzione continua in cui tu ti volgi a lui e basta. Ma scusatemi, vi ho detto che non vi volevo dire troppe cose e già mi sto contraddicendo, però permettetemi di dirvi solo questa cosa. Ma lo sapete che Gesù, pur non avendo conosciuto peccato, si è fatto peccato? Dio lo fece peccato, dice la seconda Tetteconzi, ma lui ha accettato, lui è diventato il nostro peccato. Lui non è venuto come un giusto, sentendosi superiore, si è messo sotto i nostri piedi. Allora, vi leggo una cosa che io quando l'ascoltai rimasi colpitissimo. È una lettura cristologica del testo del figlio prodigo, ma sentite che roba, è come se fosse Gesù che si mette nei panni del figlio minore. Sentite che roba. Trentatré anni fa mi avvicinai a mio padre e gli chiesi l'eredità che mi spettava. Lasciai la casa paterna e feci il lungo viaggio. Me ne andai con i peccatori, ladri e prostitute, per sperperare tutta l'eredità di mio padre, offrendo il perdono, la guarigione, la salvezza e il paradiso. Ma ebbi grandi problemi in quella regione, persi i miei vestiti e tutto quanto possedevo. Allora decisi di tornare alla casa di mio padre, gli dissi: padre, aspettami, tieni pronta una festa perché torno di nuovo a casa tua. E mio padre preparò la festa, l'anello, i sandali e il vestito nuovo, ma io non entrai alla festa. Mio padre uscì e mi venne incontro e mi supplicò di entrare, ma io gli dissi: padre, non vengo solo, mi sono guadagnato un grande amico sulla croce e gli ho promesso che oggi sarebbe stato con me.
se mi hai preparato questa festa, anche egli deve entrare alla festa. Allora il padre disse al ladrone: la festa è anche per te, hai un invito personale. Tu pensi che i doni che Dio ti ha fatto, chiamandoti a sé, convertendoti a sé, sono per te? No, non sono per te, ma se non sono per te sei disposto a perderli. Tu stasera sei disposto a perdere qualcosa, o sei qui perché devi guadagnarci? Fosse pure in gioia perché hai evangelizzato bene. Cioè tu sei qui pronto a perdere la faccia, sei pronto ad andarci con la tua stanchezza e con tutte le povertà che avete detto e vedere che rimangono povertà e non vengono manco riempite. Tu pensi che adesso il Signore prenderà sta povertà, e metti caso che non lo fa, ma sapete quante volte mi è successo a me che io ho predicato ieri sera, mi è successo che ieri sera, contrariamente a tutte le altre catechesi in cui mi sentivo contento, ieri sera io ero completamente secco. Io alla fine della catechesi dicevo: io ho fatto schifo stasera, completamente. E io ieri sera la mia eredità l'ho data tutta, il dono che Dio mi ha fatto l'ho dato tutto, non me lo sono tenuto con me. Sono andato in camera inizialmente triste e poi mi dicevo: ma Fabri, ma lo vuoi capire che devi morire? Vuoi morire? Se vuoi che la gente risorga, devi morire. Allora qua il punto è questo, cioè io sto qua per perdere l'eredità come ha fatto Gesù, che ha sperperato tutto con i peccatori per salvarli, perché si è sentito uno di loro. Ecco perché ha perso tutto. Perché tu, allora, perché non sei disposto a perdere la faccia? Perché ti senti migliore, perché ti senti giusto, per cui vuoi a chi te la tocca quella giustizia che ti sei guadagnato dopo tanti anni e finalmente ti sei convertito e dici: ah, mo sì che sto belle. No. E se ti vengono a di male, lo stesso? Sei così legato alla tua gloria? Allora ti senti giusto? No. Evangelizzare il simile significa diventare come lui, o meglio, ritenerti come lui, perché lo sei. Non è che devi diventarci, lo sei, noi ci partiamo da questa condizione, capite? Ecco, non ho altro da dirvi. Semplicemente lasciamoci proprio così. Dilaniare da sta cosa, perché questa è una cosa, a me mi dilania, non so a voi, però cioè, stasera noi andiamo in povertà disposti a perdere l'eredità, il dono, con le buoni peccatori, con quelli che il Signore ci darà davanti, disposti ad essere presi in giro e a uscirne col sorriso. Perché in quel momento tu sarai stato veramente misericordioso, perché sarai stato povero. E chi ti avrà incontrato, vedendo come tu reagisci dinanzi a un attacco, evangelizzerai molto più così, pure se quello non entrerà in chiesa, piuttosto che se quello entrasse in chiesa perché l'hai conquistato. Noi conquistiamo la gente quando siamo crocifissi. Il centurione, visto lo spirare in quel modo, disse: quest'uomo era il figlio di Dio. Non è stato conquistato da una vittoria, da una bellezza, da... No. E tu vuoi vincere? No, noi stasera perdiamo tutti, se volete. Se vi va. È una sfida che lanciamo. Non va a finire, qua c'è gente che è abituata a perdere, che ha perso tanto, ora continuo a perdere, non so voi. Allora preghiamo il Signore che ci dia questa grazia. Ci presentiamo a te, Signore, ancora una volta poveri, e ti chiediamo
di non essere attaccati ai tuoi doni. Stasera facci provare il gusto dell'espropriazione totale, dell'essere completamente vuoti per essere riempiti solo di te, perché possiamo essere la tua gloria, la manifestazione visibile della tua misericordia, che non viene dal fatto che siamo stati salvati da te, ma dal fatto che rimaniamo poveri e tu ci guardi e ci salvi adesso. Continua a farci sentire peccatori amati, adesso, in questo istante, e che sia questa la nostra gloria, l'unica gloria che ci spetta. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Bene. Atelier? Atelier.